Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Dopo la positiva esperienza del 2017 e del 2018, Fondazione CRC prosegue e rafforza il suo impegno a favore del contesto ambientale e paesaggistico della provincia di Cuneo, promuovendo il bando d'istruzione. Noi ne vogliamo parlare con Valentina Dania di Fondazione CRC. Ben trovata. Ciao Mariella, buongiorno a tutti. Qual è l'obiettivo di questo bando? Il bando di istruzione, come giustamente hai anticipato tu, è oggi la sua terza edizione. Questo perché le esperienze degli anni precedenti, del 17 e del 18, sono state per noi importanti e significative. Il bando di istruzione ha questo titolo un po' iconoclasta e ha l'obiettivo di distruggere fisicamente le brutture, ripristinare le bellezze in un contesto paesaggistico, ambientale o urbano e contestualmente coinvolgere la comunità che fa parte, insomma, del luogo in cui viene effettuato questo intervento, a prendere in carico l'intervento e ad avere una partecipazione diretta nella fase progettuale o precedente all'intervento o successiva nella manutenzione, nella conservazione, nella cura, diciamo, dell'intervento effettuato. È un bando che è rivolto all'intera provincia di Cuneo, ha un budget complessivo alto di 420.000 euro e ognuna di queste iniziative può essere sostenuta con un massimo di 50.000 euro. Un elemento a mio avviso interessante è che è un bando che si articola in due fasi. La prima fase, che scadrà il 31 gennaio 2020, è una fase di ricognizione, noi la chiamiamo la candidatura leggera e significa che gli enti ammissibili ai nostri contributi potranno candidare le loro idee progettuali segnalando quelli che per loro sono dei contesti deturpati che potrebbero essere migliorati attraverso questo tipo di interventi. Ovviamente ci sarà da arricchire questa candidatura leggera con una parte di relazione descrittiva e con delle immagini e fotografie che documentino questo tipo di priorità. Dalla prima alla seconda fase vengono selezionati i progetti migliori e a quelli che sono individuati viene chiesto di arricchire la propria proposta progettuale inserendo all'interno di questa loro seconda candidatura una serie di documenti che in qualche misura ci consentono di valutare in maniera più puntuale, più precisa che tipo di intervento intendono realizzare. A fianco a questo arricchimento progettuale effettuiamo anche dei sopralluoghi da parte della struttura proprio per comprendere al meglio qual è lo spirito dell'iniziativa, che si parli di demolizione, che si parli di mitigazione, di brutture che però sono impensabili. Un caso classico molto diffuso è il muretto in cemento armato di contenimento di un terrapieno, è un intervento indispensabile ma magari potrebbe essere inserito in un contesto paesaggistico in maniera più puntuale, più attenta. Il 15 gennaio 2020 presentiamo il bando presso lo spazio incontri di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, qui a Cuneo in via Roma 15, dalle 9 all'1:30 chiederemo ai vecchi beneficiari di raccontarci qual è stata la loro esperienza e a due esperte del settore che si occupano per l'appunto della gestione di progetti all'interno di un contesto urbano e del coinvolgimento di comunità di dialogare insieme a noi e raccontarci come possiamo lavorare tutti insieme per restituire al nostro contesto la sua bellezza, ecco, ripristinarla. Bene, un appuntamento quindi direi da non perdere per conoscere meglio anche questo bando, il bando d'istruzione, con questo nome sempre molto provocatorio ed effetto, direi. È così, in effetti il nome è molto evocativo e ti confesso che comunque nell'anno che si sta concludendo ci è capitato in diversi contesti di portare questa nostra esperienza che è piuttosto innovativa e direi quasi un unicum in un contesto nazionale rispetto a appunto interventi di questo tipo che vanno sì nella direzione della tutela del paesaggio, del contesto urbano e di pregio, ma attraverso non l'aggiunta ma la distruzione. Questo è secondo me un messaggio molto interessante sia nell'ottica della conservazione del paesaggio che in un tema molto caro e quanto mai attuale sul consumo del suolo e quindi demolire quel tipo di interventi che non possono più essere rimessi in circolo ma la cui demolizione invece costituisce il valore aggiunto. Assolutamente, e noi ringraziamo Valentina Dania di Fondazione CRC per averci parlato del bando d'istruzione. Buon lavoro e alla prossima. Grazie Mariella, buon lavoro anche a te, a presto.
Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.